Bagnino del Lido gli aveva fatto una domanda, disse come quest'anno hai avuto un'esperienza bellissima andando al mare, l'anno scorso come l'hai trascorsa la vacanza? E lui ha detto in piazzetta Piedimonte. E che cosa hai fatto? Ho visto tante specie di piccioni, eccetera, eccetera. Insomma, ci ha fatto un po' ridere, però si capiva che il bambino l'anno precedente effettivamente non aveva fatto niente di soddisfacente per i propri bisogni che poi hanno tutti i bambini, perché i bambini sono uguali in tutte le situazioni. Non cambia niente, siamo noi a cambiargli la loro vita e spero che Difficile dire precisamente quanti sono i bambini che restano da soli in estate, rischiando indifferenza ed emarginazione, semmai in compagnia di una chat o delle strade, mentre i genitori vanno al lavoro per necessità. Saranno sicuramente tanti. Grande dunque la valenza sociale dei campi estivi per minori organizzati dai comuni. Per alcune settimane evitano ai più piccoli i pericoli della strada o la solitudine delle case vuote, donando spensieratezza e divertimento. Tutti i bambini hanno diritto ad un sorriso, queste iniziative operano su questo fronte. A Nocera Inferiore l'esperienza del campo estivo sta coinvolgendo un centinaio di ragazzi. La mattina mare a Vietri o piscina a Nocera, poi pranzo e pomeriggio di giochi in tre strutture scolastiche cittadine, a Montevescovado, Piedimonte e Casale del Pozzo. Le famiglie sono contente e anche sollevate, immagino. Ultra contente, le famiglie ci riempiono di complimenti ogni giorno e non sanno come ricambiare questa cosa. Sperano in un futuro anche invernale affinché questi bambini non rimangano poi sballottati da una parte all'altra. Che cosa avete fatto fare a questi ragazzi, questi bambini? Allora, quando torniamo nella sede il pomeriggio cerchiamo di fare un laboratorio artistico. Infatti stanno preparando un cartellone per ringraziare il sindaco con la giunta comunale di questa iniziativa, perché a dire la verità molti di loro non sapevano nemmeno la piscina come era fatta. Al centro a Casale del Pozzo, che cosa avete fatto in particolare? Siamo dedicati ad alcuni progetti laboratoriali, poi abbiamo giocato con giochi motori e ludici, creativi e niente, ci siamo divertiti, i genitori sono stati abbastanza contenti di questa iniziativa. Fatta iniziativa per tutti i bambini, perché tutti si devono sentire uguali, quindi per loro deve essere un modo per socializzare, per passare delle giornate diverse, anziché stare magari nel proprio quartiere o per strada, per fare giochi come ne abbiamo fatto un po' noi, però sicuramente con modi diversi ed in epoca diversa. Quindi è importante che loro inizino a socializzare, inizino a uscire dal guscio della propria strada o del proprio quartiere.